A quasi 2 mesi dall'inizio della quarantena, librerie e cartolibrerie hanno potuto finalmente riaprire le saracinesche. Ad includerle tra le prime attività a poter ripartire è stato il Premier Conte, con l'ultimo decreto con cui ha prorogato fino al 3 maggio gran parte delle restrizioni già in vigore. Come hanno accolto la notizia i titolari delle librerie e delle cartolibrerie bitontine? In realtà il collegamento non si è mai interrotto perché dalla chiusura abbiamo continuato ad avere una comunicazione diretta con i giovani lettori attraverso una rubrica quotidiana di videoletture e consigli. Ci auguriamo che l'apertura delle librerie, che sono state viste come un bene di prima necessità, sia effettivamente un segnale che la lettura non sia un fatto superfluo, ma anzi vitale, a prescindere dall'età. Siamo stati molto pensierosi perché riaprire in questo stato non è dei più facili, sia sotto l'aspetto psicologico che sotto l'aspetto remunerativo. Il nostro settore ha superato, diciamo, la recessione di qualche anno fa e si è dovuta adeguare a tutto quello che sono i nuovi sistemi operativi delle librerie in questi anni. Abbiamo subito la concorrenza piratesca dei grandi gruppi che spedivano online. Finalmente a gennaio di quest'anno avevamo ottenuto una legge che ci cautelava e quindi eravamo fiduciosi di affrontare un anno un po' più tranquillo. È arrivato questo dramma. Praticamente l'elmetto che avevamo indossato qualche anno fa non ce lo siamo ancora tolti di testa. Siamo praticamente ancora in guerra. Ma per molte cartolerie, essendo anche edicole e quindi essendo state esentate dall'obbligo di chiusura, non è cambiato nulla, a parte la possibilità di rimanere aperti anche il pomeriggio e non la sola mattina. Sinceramente, la vendita al banco non è chissà cosa, perché secondo me dovrebbero aprire tutte le attività, solo così ci potrebbe essere quindi un po' una ripresa. Ma cosa ha acquistato la gente in questo periodo di limitati movimenti? Abbiamo venduto più giornali rispetto a prima perché qualcuno vuole, cioè stando in casa, approfitta per leggersi un quotidiano. E poi i libri, la gente sta comprando qualche libro perché stando in casa il pomeriggio approfitta per leggere.